Non ci credo, ma veramente non ci credo. Veramente non ci credo, ragazzi. Abbiamo sofferto tantissimo. Facciamo il presupposto che a me l'Italia non è piaciuta. Però in queste circostanze si gode solo perché dobbiamo godere, perché questa Italia è goduriosa. Non abbiamo giocato assolutamente bene questa partita. Ha giocato la Spagna tutta la partita. Complimenti al gol di Chiesa. La prestazione è sotto la sufficienza. Domani usciranno le pagelle, ragazzi. Le pagelle e vedete quanti insufficienti escono in quelle pagelle. Vedete un po' quante insufficienze escono in quelle pagelle, in quella pagella. E in queste circostanze si gode solo e dobbiamo essere felici, perché quest'Italia ogni partita ti regala una gioia. Veramente i calci di rigore sono un po' per fortuna, ma la Spagna già era andata bene l'altra volta contro la Svizzera, e quindi la fortuna va dalla parte di chi non è andata mai sui rigori. L'Italia non è mai andata sui rigori in questo europeo, la Spagna già, quindi non poteva avere una doppia fortuna, perché ragazzi i rigori sono fortunosi, i rigori sono di fortuna. Ragazzi, io non sono lucido stasera, perché veramente fa un caldo, e oltre a fare caldo ora si è tolto un po' d'ansia da dosso, perché mamma mia ragazzi, per 120 minuti, anzi quasi 120, 130, 135, perché poi in quanto dura solo per i culi. E finalmente si toglie un po' d'ansia da dosso. Quindi ora sono un po' libero. E si gode. E non sono lucido per fare questo post partita, questo dopo partita. Quindi parlerò un po' domani. Ma ragazzi, ho dato un po' come sono sudato, non ce la faccio più. Mamma mia, veramente questa sera mi è settato in una maniera pazzesca. Ho poca voce, non ho più la voce. E vabbè, l'importante è che siamo passati, l'importante è quello. Io ho sofferto di più dell'Italia perché ragazzi, veramente per tutti i 90 minuti un'Italia sofferente, e se vedevate a me io come ero sofferente. Mamma mia, che sofferenza, ma come tutti gli italiani secondo me hanno sofferto come me. Comunque, complimenti alla Spagna, complimenti agli avversari, sono usciti ma a testa alta, non meritavano di uscire. La Spagna, però l'Italia è uscita fuori. Posso dire la mia? Un certo punto l'ha tirato un certo Federico Bernardeschi, criticato da tanti italiani, tranne da me, posso dirlo, tranne da me, perché ragazzi, a me Bernardeschi è piaciuto come ha tirato il rigore. E poi la insacca lì dove il portiere non può nulla. E poi c'è sempre la ciliegina sulla torta. Jorginho, il rigorista perfetto.
Ragazzi, io ho criticato molto Roberto Mancini perché non l'ha messo, cioè non lo faceva proprio tirare a Jorginho. Dicevo all'ultimo, nel rigore decisivo, mette Jorginho. Complimenti a Roberto Mancini, ha selezionato bei rigoristi. Complimenti anche a Bonucci che ha tirato un bel rigore. E Belotti, complimenti a Belotti, tranne a Locatelli che oltre a fare una prestazione fantasma, ha tirato anche un rigore. Fantasma, anche un rigore brutto. E niente, ragazzi, il video può finire qui. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate tantissimi like. Se lasciate almeno 6 like qui sotto, almeno 6 like, vi porto la live reaction della finale. Se non vedo supporto, io la live reaction della finale non ve la porto. Però se vedo supporto, sì. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e niente. Ciao, ragazzi, lasciate un commento. Prima di chiudere, lasciate un commento anche voi qui sotto se state godendo anche come me. E se state godendo, lasciate un bel like. Ciao.